La rinnovatissima Massese di mister Lazzini stecca dopo il preliminare di Coppa anche nella prima di campionato, perdendo in casa per 2-1 contro la neopromossa finale. La formazione ligure è parsa più dinamica dei bianconeri ed ha sfruttato al meglio le crepe di una difesa che fino ad oggi era risultata il reparto migliore. La curva ricorda Alessandro Balloni e la squadra deposita un mazzo di fiori sotto il suo striscione. Agli Apuani non è bastato l'ingaggio in extremis di Rivolino Gavocci, 40 reti in D due stagioni fa, dal 2013 al 2015. I bianconeri si presentavano con il canonico 4-3-3, senza Ndiaye e Biasci, squalificati, e con il neoacquisto Gavocci che inizialmente si accomoda in panchina. I giallorossi liguri neopromossi senza il bomber Lamin Yavo, capocannoniere dell'eccellenza, è ceduto al Carpi in Serie B, ma con tutto l'entusiasmo della stagione scorsa vinta in maniera travolgente. La squadra di mister Buttu non ha timori reverenziali e parte meglio dei padroni di casa, tanto che al nono di Benedetti si presenta solo di fronte a Barsottini, ma colpisce debolmente. Al sedicesimo il vantaggio ospite, lancio lungo in completa tranquillità di Genta, Cocurullo scambia con Capra e dal secondo tentativo supera Barsottini. La reazione della Massese è immediata e pochi secondi dopo Remorini segna questa fantastica rete da fuori con un chirurgico esterno destro che si infila all'incrocio sotto la traversa. La ciliegina su una prestazione rimarchevole. Al 19esimo, anche grazie all'errore di Maccabruni, poco reattivo, la finale centra il palo con un colpo di petto di Capra, liberatosi però fallosamente di Mazzanti. Due minuti dopo Cangemi manca clamorosamente il tap-in. Al 25esimo ancora uno svarione difensivo degli Apuani e Cocurullo supera in pallonetto Barsottini, inopinatamente uscito dall'area. Al 33esimo Vignali, su passaggio di un ispiratissimo Remorini, ha la palla del pareggio, ma la sciupa così. Al 36esimo Guerci batte una punizione da destra, che è poco più di un passaggio per porta. Al 41esimo Barsottini respinge una botta dalla lunetta di Scalia. Alla ripresa fa il suo esordio in bianconero l'ultimo acquisto, Gavocci, che sostituisce Cangemi. La Massese sembra più convinta ed infatti al nono, grazie al pressing di Maccabruni, Lessa Loco va al tiro, ma Porta è bravissimo a deviare sul palo. Al 22esimo Lessa Loco, servito da Remorini in area, si libera e calcia di destro sul primo palo, ma Porta devia in angolo. Al 27esimo Gavocci stoppa e gira bene, servito da Lessa Loco, ma non inquadra lo specchio. Al 37esimo un colpo di testa di Maccabruni da sottomisura viene respinto da Porta. L'ultima occasione è per i giallorossi, che falliscono incredibilmente il tris con Gentile, il quale mette a lato. Domenica difficilissima trasferta a Gavorrano, sconfitta di misura a Viareggio nel recupero.